Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Siri in questo nuovo video di Immortal Fenyx Rising. Ho letto il tutorial, scusate se avevo il microfono spento, ma ormai non ci sono più. Ho letto cosa diceva, vediamo un po' se è vero, se ho capito. Ci deve essere qui da qualche parte, esatto, questa qui. Forse posso cambiare la direzione del vento. Vediamo se è vero. Esatto, ok. E ce l'abbiamo faccionata. E questo è uno. Vediamo un po' come poter continuare. Eccoci qua. Questa qui sicuramente andrà spinta. Dai, tanto il vento va di là. E infatti adesso possiamo fare una bella figata così. Madonna, sto vento come tira. Specie un attico. Beh. Vai. Nel far cacate. Porca miseria, sono sempre fuori come un culo. Allora, vediamo un po' come fare qua. Contento. Ok, il vento adesso tira di là. Proviamo a farlo girare. Ma allora, insomma, sono più buoni a giocare. A farlo girare di qua. Perché se no sarebbe un casino. Uno, due, tre, e vai! Vola! Mamma mia, non planiamo. Praticamente vogliamo, non planiamo. Madre, no! Posso cambiare! Sarò il figlio che desideri. Sì. Ok, vediamo un po' come facciamo e come se la sbrighiamo. Allora, adesso soffia di là. Dobbiamo capirla bene sta cosa. Poi soprattutto come arriverà là, non lo so. Ok. Fatevi vedere, va. Qui presumo che girerò veramente tanto. Quando andiamo a vedere se riusciamo a prendere questo, che non l'avevo visto. Adesso mi butto, però sono sicuro che ci muoio. Oh, cazzarola. Non avevo visto che c'era una sporgenza da poter entrare. Dubito sia lì, però ci voglio lo stesso guardare. Perché sono curioso. Allora, vediamo un po', vedete? Eccola lì, 1, 2, 3 e 4. Perfettico, andiamo un po' giù. E uno l'abbiamo preso. Ottimo. Perfetto, che bella cosa. Sono tanto contento, quindi adesso noi facciamo così. Poi in teoria facciamo così. A livello teorico, facciamo così. E questo l'abbiamo preso. Oh, adesso sono contento. Allora, adesso devo soltanto capire come arrivare laggiù, che non dovrebbe essere difficilissimo. Andiamo, prima di fare tutto voglio vedere se riesco a prendere. Dai che ce la faccio lo stesso. Questa sarà la stessa cosa di prima, vero? Sì, infatti. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Così non mi devo preoccupare di questi, almeno. Dimentica la tua missione. Cammina leggero. Che farà qualcosa. Ah, ma allora, insomma, non è così difficile. Non è così difficile, Andiamo qua. Perfetto. Questo si può fare così. Che senso aveva? Scusate. Posso spingerlo? No. Che senso avrebbe? Non ve lo so dire. Per il momento vado via perché voglio fare le cose in fila. Ci vediamo fra poco. Non mi funziona il pulsante della pausa, scusatemi. Ok, mi sono un po' informato per non fare la figura del coglione. Diciamo che la strada più una delle strade da fare è questa, dai. Prendi il mio passato, liberami. Ok, ti libererò, almeno ci proverò. Andiamo pure avanti. Vediamo come fare. Andiamo di qua. E vediamo. Dobbiamo andare lì. Per andare lì dobbiamo fare in due modi. Uno è questo. Eppure questo va bene. Questo va bene. È già posizionato, strano. Vabbè. Insomma, chi sono io per dire qualcosa? Eccoci qua. Aspettiamo un attimo. Poi abbiamo il checkpoint, insomma. Che succederà mai? Uno, due, tre e via!
Perfettico, e ci siamo. Andiamo qua. Andiamo ancora. Perfettico. Oh, non mi ha fatto doppio salto. Che cavolo, ho spinto ma non c'è stato niente da fare. A volte non me lo fa, non so perché. E vabbè, ho fatto la mia bella figura di merda. Possiamo andare avanti, siamo tutti felici. Ok, andiamo, vai. Uno, due, tre. Via. Perfettico. Andiamo qua. Andiamo qua. Ok, grazie del doppio salto, ti ringrazio, sai. Mi servirebbe. Ok. Allora, adesso non penso che debba andare lì. Perché non c'è niente? No, perché se ci fosse stato lo schiglio d'oro ci sarei andato di corsa. Quindi, facciamo così. Ok, facciamo così. Uno, due, tre. E via. Mi fai andare là, va bene, mi piace. Vai, corri, corri. Corri, prima che cambino idea questi venti strani. Andiamo pure. Ed ecco qua. Aspettiamo. Uno, due, tre, e via. No, che mi spaventa. Okay. Fammi tornare a casa, ti prego. Sì, farò sì. Qualsiasi cosa. Qualsiasi. Mi fa piacere, insomma, che tu sia così positivo. Eccoci qua. E presumo che adesso debba fare così. Ok. Vai, 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 che ce la facciamo. Così, con sicurezza e scaltrezza. Il vento soffrirà bene, non lo so. Vai. Ok. Andiamo pure. Mamma mia, stiamo volando in alto, non in basso. Craniata da panico. E ci siamo. Scusi, sa, avrei bisogno di salire. Ok, ci siamo. Andiamo. Dove devo andare? Devo andare qua. Ok. E adesso non ho più la pallida idea. Cioè adesso ci riprende un attimo la nostra amica qua, va? E è meglio. Ok. Ok. Dov'è che è la nostra... il nostro forziere di là? Ce ne sono anche altre, adesso non ho idea di dove sia. Allora, uno, due, tre. Uno, due e tre. Fa fatica, si vede che il vento è contro. Infatti. Oh cavoli, ho fatto una bella 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 strada. Guardate qua. Adesso dobbiamo fare in modo che questo vento vada di qua. Corriamo, vogliamo, evitiamo tutte queste brutte cose. Vediamo un po'. Ok, perfettico. Così da venire qua. Ottimo. Adesso il vento soffia bene. Quindi andiamo qua che c'è il checkpoint. E facciamo in modo che il vento mi soffi di là. Grazie. Attiviamo questo. La mela, ma ci prendiamo anche la mela. Facciamo il postolo. E andiamo qua. Perfettico. Adesso questa qui dove va messa? Che non lo so. Dove andrà mai messa? Proviamo, attiviamo, vediamo. No, scusate. Che domande. Cosa è successo? Oh cazzo. Dobbiamo andare qui? Ok. Magari come sopra? No, eh? Aspettate, va, che mi informo un attimo, se no faccio la figuraccia. Ok, ragazzi, allora ci dobbiamo buttare giù. Proprio tranquilli, tranquilli. Perfetto. Sarò sempre il dio sfigurato. Adesso dobbiamo portare la palla con noi per un breve tragitto. I denti, prima di non fare una cacata, perché insomma ogni tanto le faccio, lo sapete, sono tanto bravo. Il scrigno è a 150 metri là, adesso non ci arriviamo. Forse potevo farlo prima, non me ne sono accorto.
probabilmente sì. Era là, non me ne sono accorto. È stato proprio bravo, proprio le caccate numero uno le so fare solo io. Accidenti. E dopo che qui c'è il checkpoint attivo, no? Volendo potrei morire e riprovare a andare su. Allora, lasciamo un attimo la palla qui, perché io sono venuto da lassù e sono arrivato da là. Infatti dovevo fare. Allora, siccome c'è il checkpoint, provo un attimo a morire, vediamo se ci riusciamo, ci vediamo fra poco. Ok ragazzi, ci provo, speriamo bene, dai. Ci voglio sperare che ce la faccia. Purtroppo no, non ce la faccio. Ma forse. Vediamo un po', vediamo così. E poi vediamo così, ce l'ho fatta. Abbiamo preso anche questo, dai, sono contento. Ottimo, perfetto. Adesso muoio, che tanto non serve a niente vivere. Dando che non mi attivi qualche checkpoint strano. E siamo a posto, moriamo pure. E ritorniamo da là, tanto lui ci ha salvato il progresso che abbiamo preso lo scrigno. E siamo a posto, dai, sono contento. Non l'avevo proprio visto, accidenti a me, la mia sbadataggine. Eccoci qua. E se noi ci giriamo, lo scrigno non c'è più. Perfetto, andata. Scusate se non mi sono accorto, ma può capitare. La sbadataggine è sbadataggine. Allora, vediamo un po'. Benissimo, ok. Prendiamo e andiamoci. Ok. Siamo a posto, abbiamo preso già due scrigni. Sono contento. Poi, adesso presumo debba andare di qua. Se ce la faccio. Ok, cerchiamo di non farci prendere dal panico, che qui le palle sono facili che cadano. Ok, una volta fatta così andiamo di là e mettiamo questo cubicolo. Perfetto. Attiviamo la leva. Aspettiamo che si la trasformi e speriamo di non fare una cacata. Ok. Eccola qui. Ottico. Prendiamola e vediamo se riusciamo a tirarla lì dentro. Perfetto. È la prima andata. Ma che? Come tu hai tanto gentilmente impacchettato i dolori del mondo per donarli all'umanità, Fenix avrebbe intrappolato le sofferenze di Efesto nel vaso di Pandora. La sua sofferenza, le sue tormentate ispirazioni. I miei figli sono artisti, che posso farci? La disperazione emerse dalla fiamma accesa e Fenix la riportò rapidamente nel vaso di Pandora. Guarda Efesto! Uno come lui doveva rassegnarsi! Ha preso Era in ostaggio pretendendo la mano di Afrodite! Io sapevo che lei non l'avrebbe mai toccato! Sarebbe stata al sicuro e non disponibile! Era tutto perfetto, così io ho acconsentito! È stato la causa della sua stessa disperazione! Il peso era grande, come la preoccupazione di Fenix. Recuperando quegli oscuri ricordi e riportandoli a Efesto, lo stava condannando a soffrire? Questa domanda la continuava a tormentare. Ok, adesso andiamo, non mi ricordo dove, mi sembra da questa parte. Mi sembra di qua. Dove deve partire un diacolo. Che i fuochi si spengano! Esatto. Ok, e andiamo di qua. Benissimo. Spero di non perdermi l'altro scrigno che è qua. Stiamo attenti. Ho già fatto una figuraccia prima di merda, scusate tanto. Ok. Opla. E andiamo qui di sopra. Vediamo un po' quanto dista lo scrigno. Ah, siamo qui dove eravamo prima. Adesso possiamo finalmente farlo. Ok, oh, checkpoint. E qui cerchiamo di capire bene come fare il tutto. Sì, io faccio così. Ah, interessante. Questa va a fanculo. Ok, apostolo. Quindi questa la mettiamo così. Così.
vai così grande così. Se io adesso spostassi questa cosa qua, ma siamo sono pirla, non sono, ah, mi capiti anche questo, mi fai, quindi o una o l'altra. Ok, quindi c'è sicuramente un metodo, ma adesso non ho voglia e andiamo a fare così. Ok, andiamo pure, visto che le abbiamo l'abilità, usiamole, insomma. Ecco qua, fatto. Poi voglio capirci, mi raccomando, dove finite lo scrigno, che mi sono già perso. Allora facciamo così, eccolo qui, lo vedo già da adesso, lo vedo già adesso. Lascia che qui lo scrigno, che il tifone ci prenda, che elimini la crudeltà che abbiamo creato. Sì, però se adesso io tolgo qua, mi chiudo lì per sempre e sono grandemente fottuto e non ci avevo pensato. Che bello. Ok, ci penserò dopo, dai. Andiamo a far così. Devo in qualche modo impedire a questi qua di muoversi. Forse una mezza idea ce li ho. Io se mettessi questo ad esempio qua e la statua qua. No, aspetta un po' più, messa meglio. Qua, in teoria, e dico teoria, perché poi bisogna vedere, non dovrebbe muoversi. Allora, prima cambiamo il tutto, che è meglio, scusate, ho sbagliato, che è meglio. Esatto, non si muove niente. Ok, il problema è che questa qui non ha avuto effetto, perché ovviamente deve andare qua, quindi scusate, sono sempre il solito pirla, ci vuole la gran pazienza, come lo so. Così può darsi che possa bastare, quindi questa va bene. E il problema è sempre lo stesso, questo come cazzo lo fermo? È un bel problema. Non riesco a capirlo, scusate, lo so che dà fastidio, ma se non ce la faccio a capirlo. Amen. Perfetto. Io però vorrei capire come andare di qua. Scusate, sapete, cioè, non è che che sarà tanto difficile capirlo. 1, 2, 3 e poi di qua. Oh, rilassati. Ce l'ho fatta, meglio così. Ok, penso che questa, sono tanto felice. Quindi 1, 2, 3 no, aspettate, voilà. Tirati su un attimo, Phoenix. 1, 2, 3, 4 e via. Quindi questo vi fa capire che potrei passare anche di là. No, di là non si può, però non importa. Perfetto, e questa è fatta. Vivrò nella fiamma e non mi consumerà. Mi fa piacere. Ok, il vento sembra a mio favore. No, che cazzo ho fatto? Abbiate pazienza. Oh mamma mia, la cosa. Va bene ragazzi, fermiamoci qua, se no faccio un video troppo lungo. Succede sempre così, se no. Quindi io come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, di fammi sapere cosa ne pensate. Potete sapere sotto la cima. Ciao ciao.